Mezzina, la passa al compagno di squadra Colamaria, 2 contro 1, continuo, rete, Mezzina, si porta in avanti, fallo commesso. Ancora Federico Mura, atterrato, gol annullato per un... Mura prova, sfiorato il palo alla destra di Verona, che nel frattempo ha subito anche un fallo. Colamaria, 3, lo chiudono, ci prova, gol di Mezzina! Mezzina porta Agostini, la scambia con Dal Santo, tiro dalla distanza di Dal Santo, accorcia le distanze il Breganze. Mura, ancora atterrato Mura da Dal Santo. Colamaria, Dal Santo prova ancora dalla distanza e segna ancora lui Dal Santo il pareggio. La finta di Clavel la lascia Xavi Rubio, che è costretto ad arrivare fin vicino alla porta di Belgiovine. Fallo di Mezzina, treggia Colamaria, finta, doppia finta di Colamaria, ancora un fallo, Agostini a terra, Xavi Rubio, ancora indietro per Mura, Xavi Rubio, tiro e gol di Mura, porta a 3 le reti del... Già in avanti, a ridosso dell'area del Breganze, Xavi Rubio è costretto a tornare indietro e ripartire con Colamaria, tiro in salto e grande gol di Colamaria. Pallina, ancora 10 secondi per il tiro, Dal Santo ci prova e a terra nel frattempo Clavel, che commette il 10° fallo. I liberi del Giovinazzo, Colamaria, come avevamo detto, ancora fallo ai danni di Colamaria, l'arbitro a 2 passi. Accorciare le distanze il Breganze, Tataranni al centro, Posito, ancora un fallo ai danni di Mezzina. Ecco, esce, come avevamo detto, che era l'unico a non essere stato sostituito. Vengono espulsi sia Xavi Rubio che Tataranni. Allora siamo qui con Paolo Colamaria, grande matatore di questa serata. Beh sì, diciamo che oggi non mi posso lamentare, ho fatto una gran partita, però speriamo che ci salviamo, questo è solamente un inizio, non manca ancora la fine. A conti fatti ora abbiamo 2 punti più del Breganze, ci possiamo già salvare nella partita in casa contro il Monza, ma bisogna fare punti anche contro il Monza e sperare che il Breganze non riesca a superare la partita di sabato prossimo contro il Monza stesso. Beh sì, come ho detto, siamo ancora all'inizio, speriamo di fare punti col Monza e che il Breganze perda, però noi non pensiamo al Breganze, pensiamo al nostro andare e speriamo che col Monza vinciamo, perché sarebbe una gran festa in casa. Questa sera era qui sugli spalti l'allenatore del Monza a vedere proprio la partita, l'abbiamo intercettato, era in incognito, però se le premesse sono queste, bene, allora possiamo sì che salvarci. Sì sì, abbiamo una grande squadra, siamo un gran gruppo, adesso l'unica cosa che manca infatti è la salvezza, perché abbiamo lavorato tanto quest'anno, abbiamo fatto tanti sacrifici e adesso è arrivato il momento di ripagare tutti i risultati. Infatti magari si fosse sempre visto questo modo di giocare in tutto il campionato, non staremmo qui adesso a giocarci i play-off. Beh sì, abbiamo fatto comunque delle gran partite, poi se si perde anche merito dell'avversario, che ha fatto una partita migliore della nostra. Però come detto sì, potevamo fare molti più punti quest'anno, però è andata così, la pallina è rotonda e speriamo nella salvezza. Dai, in bocca al lupo per il prosieguo. Grazie, arrivederci. E allora abbiamo cercato di contattare
sia l'allenatore sia i giocatori del Breganze per l'intervista come di consueto a fine gara, ma non se la sono sentiti di venire ai microfoni per dire qual era la loro opinione, qual era il loro stato d'animo. Ci dispiace perché ci sarebbe stato una loro replica a tutto quello che si è visto nel post partita. Sarà per la prossima volta. Dal Palapanzini e tutti, auguri a tutti quanti per un prosieguo di play-out.